Carissime amiche e carissimi amici, comunque voi siate, il mio caloroso saluto dal bel paesello di Sant'Uniceto, un paese che questi ultimi 2 giorni è bello riscaldato da un sole che fa veramente caldo. Infatti ieri abbiamo avuto più di 20 gradi, una giornata veramente calda e anche la serata è stata stupenda. Come al solito vi trasmettiamo dai locali della biblioteca parrocchiale Padre Monsignor Certo Giampietro, nei locali di Sant'Antonio, che gentilmente ci sono concessi da Padre Gianfranco Centolino. Come lunedì parliamo di sport, però prima di parlare di sport vorrei tornare qualche giorno indietro, precisamente all'8 marzo, e fare gli auguri a tutte le donne che ci seguono o che sono nel gruppo Niceto TV Web e augurarle, anche se un po' in ritardo, un felice 8 marzo, anche se io sono dell'avviso che le donne vanno amate, rispettate, sorprese tutti i giorni, e non bisogna aspettare 8 marzo per fare un regalo, un bel gesto a una donna. Così come vedo molto riduttivo che molte donne aspettano 8 marzo per uscire a mangiarsi una pizza o fare una passeggiata con le amiche. L'8 marzo deve essere tutti i giorni. Detto questo, prima di iniziare vorrei ricordare una persona che ci ha lasciato precisamente sabato, e parlo dell'avvocato Antonino Ruggeri, che dopo una malattia, si è rotto il femore, ho avuto anche delle complicazioni. Sabato è volato in cielo. Alla famiglia Ruggeri, ai figli Francesco, Maria Grazia, Natalia e a tutti i parenti, specialmente anche a Pier Francesco Cullì che ci segue sempre, che era il nipote, facciamo da parte mia, del Liceo TV Web, le più sentite condoglianze. Fatto con il dovere, ora passiamo con lo sport. C'è stata una domenica pro Juve. Non dico al 100%, ma al 90%. L'unico 10% che non è stato della Juve è stata la vittoria del Milan contro il Genoa per 2-0. Un Milan che per ora gioca bene ed è anche assistito dalla Dea Bendata. Era del vero anche la Juventus è stata assistita dalla fortuna in quanto Giaccherina ha segnato al 91esimo per l'esattezza. 3 punti fondamentali nella lotta per lo scudetto in quanto tutte le altre squadre che inseguivano hanno perso. Finalmente il Napoli, nella fatale Verona, ha perso con il Chievo per 2-0. L'Inter ha perso in casa contro il Bologna per 1-0, rete Gilardino. La Lazio ha perso pure in casa contro la Fiorentina per 2-0. Quindi la Juve ha guadagnato punti su tutti tranne che sul Milan. Un Milan che sta giocando veramente bene, giusto? Sì. Me Giocherà bene pure domani? lo auguro, è una partita difficile, in un campo difficile, però la voglia c'è, un piccolo vantaggio il Milan c'era, bisogna saper giocare e soprattutto affrontare a viso aperto gli avversari, senza timore. L'importante secondo me, se il Milan viene i primi 60 minuti, poi la strada sarà in discesa, quello è importante. Non subire gol all'inizio sarà veramente importante, perché poi più col passano i minuti, più la squadra che non segna, cioè il Certo. Barcellona, si nervosisce, perde la tranquillità e tutto a vantaggio del Milan. Partita aperta, Sì, ma partita aperta col e 51% di possibilità che passi il Milan, me lo questo. auguro. Un'altra fortuna sarebbe se il Milan potrebbe anche fare un gol già all'inizio. Ma se fa un gol, penso si chiude definitivamente il discorso È qualificazione. difficile, però ripeto, bisogna lottare, giocarsela perché ogni partita ha una storia a sé. Lo ha dimostrato l'andata quando il Milan ha vinto. E tu perché non andavi pure a Barcellona per il mio, visto che porti fortuna? Io volevo andare, però economicamente non ci si può muovere molto, quindi. Ma tu parlavi con Galliani, con Berlusconi, dicevi che porti fortuna e loro ti portavano con la squadra. Sarà magari se incontriamo la Juventus o qualcuno in avanti, qualche piccolo sforzo questo che si può fare. Bene, domani Barcellona, Milan, semi ritorno di Coppa Campioni. Note negative della giornata, ormai è diventata una consuetudine, il Palermo. Un Palermo che è in pieno caos. Infatti, si vocifera che Zamparini ha ricacciato di nuovo Gasperini per riprendere di Sannino, nuovo Sannino. sì. Un valzer di allenatori controproducente per la squadra. Un Palermo che ieri si è giocato una chance di salvezza contro il Siena, perdendo 2-1 in casa. Palermo che si è portato pure in vantaggio 1-0 e poi non ha retto. Il Siena ha vinto 2-1. Il Siena fa un passo in avanti importante, infatti ora solo 2 punti dal Chievo.
mentre il Palermo rimane miserabilmente ultimo con il Pescara a 21 punti. Altra vittoria di prestigio c'è stata quella della Cagliari contro la Sampdoria per 3-0, tripletta di Barbo, 3-1. 3-1, segnato Max Lopez nel recupero, mentre il Torino ha fatto svegliare Amauri. Amauri ha fatto una tripletta, era da una vita e forse non faceva una tripletta Amauri, ma 4-1 per il Parma sul Torino. Questi i risultati. Atalanta-Pescara 2-1, Cagliari-Sampdoria 3-1, Chievo-Napoli 2-0, Genoa-Milan 0-2, Inter-Bologna 0-1, Juventus-Catania 1-0, Lazio-Fiorentina 0-2, Palermo-Siena 1-2, Parma-Torino 4-1, Udinese-Roma 1-1. Classifica vede al comando la Juventus con 62 punti, Napoli 53, Milan 51, Fiorentina 48, Inter e Lazio 47, Roma 44, Catania 42, Udinese 41, Bologna, Sampdoria e Parma 35, Cagliari 34, Atalanta 33, Torino, Chievo 32, Genova 26, Siena 24, Palermo e Pescara 21. Lotta per una retrocessione a questo momento sembrerebbe con 4 squadre per 3 posti, perché il Genova con queste due sconfitte consecutive è stato risucchiato nei bassi fondi, mentre il Torino e il Chievo sono abbastanza distanti. Campionato ancora aperto sia in testa che in coda. Speriamo, però in testa si possa chiudere per com'è. Mentre per il Palermo, di cui è tifosissimo il nostro regista Marco Micara, speriamo in un miracolo, perché ormai si può parlare solo di un miracolo per poter risalire la china. Prossimo turno, che si giocherà fra sabato e domenica, Catania-Udinese, anticipo delle 18 del sabato, Bologna-Juventus, sabato alle 20:45, Siena-Cagliari, domenica alle ore 12:30, Fiorentina-Genova, Milan-Palermo, Napoli-Atalanta, Pescara-Chievo, Sampdoria-Inter, Torino-Lazio alle ore 15 e posticipo serale Roma-Parma. Commenti? Nessuno, i risultati valgono da soli. Qualche sorpresa purtroppo c'è stata. Ma sei contento? Il Milan ha vinto, ora il Milan ha Contento, defunto dal secondo posto. contento a metà. Perché? Il Milan ha vinto, però poco contento perché per colpa di Inter e Napoli. E poi parleremo delle scommesse. Il mago si è rialzato con i pronostici un pochino. Non ha fatto l'ampenny, però ha preso pronostici veramente difficili. Poi ne Ne parleremo. parleremo. Passiamo alla Serie B, che si è giocata sabato. Questi risultati: Ascoli-Empoli 1-2, Bari-Juve-Stabia 2-0, Brescia-Novara 1-1, Grosseto-Verona 0-2, Livorno-Regina 3-3, Modena-Cittadella 3-3, Padova-Vicenza 0-1, Provercelli-Lanciano 1-2, Ternana-Spezia 0-0, Varese-Sassuolo 3-4 e Crotone-Cesena sta giocando in questo momento. Classifica che vede sempre saldamente al comando il Sassuolo con 67 punti, seguito dal Livorno a 58 e poi Verona a 56. Empoli 49, Varese 46, Padova 42, Brescia 41, Juve-Stabia 39, Modena 38, Anciano Cittadella 37, Ascoli Novara 36, Ternana 35, Cesena Spezia 34, Crotone 33, Bari 32, Regina 32, Vicenza 31, Provercelli 22 e Grosseto 19. Scendiamo di categoria, dalla Lega Pro passiamo alla Lega Pro 1. E questi i risultati. Il Trapani, che la settimana scorsa è andato a vincere niente poco di meno che in casa del Lecce, questa settimana pareggia in casa contro il Porto Cruaro e fa vincere il banco. Sia a me che all'amico Rosario, il Trapani ha fatto perdere delle belle scommesse. Purtroppo. Purtroppo, veramente, ho dato fiducia al Trapani, convinto che quanto aveva una partita abbordabile, sicuramente in casa. Invece, niente, questo pareggio ha permesso al Lecce di tornare al primo posto in classifica. Lecce 47, Trapani 46, poi sotto tiro 41. Campionato ancora aperto ed incerto, però il Trapani in casa finalmente ha perso molti, molti punti. Mentre per quanto riguarda l'altro girone di Lega Pro 1, girone B, ha visto la vittoria dell'Avellino, che così si porta al comando a 45 punti. Mentre il Latina ieri ha pareggiato per 1-1 in casa con l'Andria e così ha perso nella prima posizione. L'Avellino 45, Latina 44, poi il Perugia e Nocerina 40.
anche qui lotta aperta sia per i playoff che per il primo posto in classifica. Passiamo alla seconda divisione, girone B, dove l'Interregio questa volta ha pareggiato in casa, sì, però ero convinto di una vittoria che potesse rilanciare definitivamente sulla salvezza gli uomini di Mister Venuto e del mio amico Salvatore Cambria. Invece hanno pareggiato in casa per 1-1 col Teramo. E quasi un pareggio ottenuto allo scadere del tempo regolamentare, in quanto il Teramo vinceva pure per 1-0. La Salernitana invece ha perso a Campobasso per 1-0 e ha visto di molto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici. Infatti ora solo 3 punti di vantaggio sul Ponte d'Era, che è secondo. La Salernitana sembrava avere il campionato in tasca, invece ora si giocherà tutto nel finale di stagione. Passiamo all'altro girone di Lega Pro 2, che è il girone A dove gioca il Milazzo. Ormai il Milan non fa più notizie, il Milazzo che perde, ha perso, diciamo, con onore solo 2-0 contro la Giacomenze. Un Milazzo ormai spacciatissimo, in quanto durante la settimana ha avuto anche 2 punti di penalizzazione per mancati pagamenti dei contributi. Quindi Milazzo che rimane desolatamente all'ultimo posto con 7 punti, unica squadra dei tornei professionisti a non aver ottenuto ancora una vittoria. Buio totale in quello di Milazzo. E stendiamo un velo pietoso su questa classifica. E ora passiamo invece alle gioie, gioie che ci dà la Acer Messina. Acer Messina che ieri è andata a vincere contro la Vibonese per 1-0 con un gol di Ignoffo, un difensore centrale con il vizio del gol e coincidenze del destino. Ignoffo è stato anche quello che ha realizzato il gol della vittoria all'andata a San Filippo, sempre per 1-0. Quindi Ignoffo, bestia nera della Vibonese. Un Messina che ieri ha incrementato anche il vantaggio sulla Cosenza, in quanto il Cosenza ha perso a Palazzolo per 2-1. Un Messina ormai ha un campionato veramente in tasca, considerando che il 21 aprile ci sarà lo scontro diretto con il Cosenza alla San Filippo, che in quella data penso potrà festeggiare il ritorno fra i professionisti. La strada ormai sembrerebbe in discesa, però nel calcio non si può dire mai. Ora la nostra valente regia, Marco Vigali, con l'aiuto di Salvatore Italiano, abbiamo anche il video del gol di Ignoffo, che ora lo mandiamo in onda. Il Messina sbanca il Razza di Vibo Valentia 1-0 grazie a una rete di Ignoffo e si avvicina alla Lega Pro approfittando dello scivolone del Cosenza a Palazzolo. Adesso sono 5 le lunghezze che separano le due squadre quando alla fine del campionato mancano soltanto 8 giornate. Partita non facile per la capolista a Vibo Valentia, la squadra di Antonio Soda gioca un ottimo primo tempo in cui non riesce a concretizzare, poi ad inizio riprese incassa la rete di Gnoffo e non ha la forza di reagire. Partita che il Messina apre con la conclusione al terzo di Corona, non difficile la parata del portiere locale, al quinto è Caterisano a calciare da fuori, facile Lago Marsini, poi ancora la Vibonese all'ottavo minuto con una conclusione di De Cristofaro ad impensierire l'estremo difensore peloritano. All'ottavo minuto c'è una grande azione sulla destra di Marasco, traversone e suggerimento per Dadalt che di testa colpisce a botta sicura sulla linea di porta, salva Maiorano. All'undicesimo è Corona ad avere la palla giusta per portare la sua squadra in vantaggio, la sua inzuccata però termina a lato. Al 25° minuto ancora un salvataggio sulla linea di porta per il Messina, questa volta è Ignoffo che sul corner di Brescia riesce ad evitare che il pallone caramboli in fondo al sacco. Al 28° poi ci prova Quintoni su calcio di punizione, si salva in angolo il portiere locale. Poi Espanò al 35° a calciare alto, c'è sempre la pressione della Vibonese con il Messina
che soffre e con mestiere riesce a conservare l'inviolabilità della sua porta. Al 41esimo Cucuzza prova dalla distanza all'estremo locale, però riesce a respingere. Poi in chiusura di tempo ancora un'occasione per la Vibonese, Marasco serve Spanò che da pochi passi non riesce a spingere il pallone in porta. La ripresa si apre con il colpo di scena, punizione di Quintoni, colpo di testa di Ignoffo, pallone imparabile per Peschechera che non riesce ovviamente a neutralizzare la conclusione del difensore del Messina, già decisivo anche nella partita di andata. Sull'1-0 il Messina gestisce il controllo del gioco, la Vibonese prova a reagire con Brescia da fuori, ma ancora una volta Lago Marsini si fa trovare pronto. Poi Savonarola perde palla, ma la Vibonese al 26esimo minuto non riesce ad approfittare della situazione favorevole. Al 32esimo poi è il centrocampista De Cristoforo a rischiare il cartellino rosso, reagisce tirando il pallone addosso a Parachi, l'arbitro lo ammonisce soltanto. Poi al 34esimo minuto c'è una mischia sotto la porta della Vibonese con il Messina in completa gestione, al 38esimo sfiora in contropiede il gol del 2-0, sarebbe stato però ingeneroso nei confronti di un'ottima Vibonese. Il Messina però si gode l'1-0 che gli consente di respingere l'attacco del Cosenza e di guardare al futuro sempre con maggiore ottimismo. Quindi ringrazio sempre Marco Micali e Salvatore Italiano per il prezioso contributo che ci fanno vedere anche i gol del Messina. Gol di Gnoffo che di testa ha pennellato proprio l'incrocio. Complimenti ancora. Un calciatore d'esperienza e anche goleador. L'altra squadra invece, messinese, Città di Messina, ha vinto per 2-0 in casa contro l'Acireale. Città di Messina che ora è al quarto posto, è solo 2 punti dal terzo posto che è dal Jebelson. Prossimo turno, infatti, proprio vedrai il Messina in casa giocare contro il Jebelson in una partita anche questa importante, mentre il Cosenza giocherà in casa contro la Vibonese. Sicuramente domenica saremo allo stadio, sia io che Piero Cicciari, che Damiano Dele è diventato per lui un ultra. Piero Cicciari ormai è conosciutissimo dai calciatori, era a fine partita, io penso nemmeno mezz'ora, e già chattava con i calciatori del Messina, e poi riferì anche a me quello che diceva. Dico che Piero Cicciari veramente con il sangue giallo-rosso. Speriamo di averlo qua qualche sera, se non si vergogna. Scendiamo di categoria e passiamo all'eccellenza. Eccellenza che purtroppo ha visto l'ennesima sconfitta del Mazzara del nostro amico Mario Battaglia. Un Mazzara che per fortuna ha fatto un bel po' di punti all'inizio del campionato e ora sta vivendo di rendita. Si mantiene sempre nel centro classifica e non penso dovrebbe rischiare di retrocedere, anche se la classifica comincia ad accorciarsi pericolosamente. Chi continua a vincere è l'Orlandina, che ha vinto fuori casa per 1-0 e mantiene sempre la testa della classifica con 54 punti. Purtroppo, ultimo in classifica c'è il Villafranca con 15, che mi sembra il destino segnato. Scendiamo ancora di categoria e passiamo alla promozione. Promozione dove il Rocca di Capoleone pareggia per 1-1 contro il Sacro Cuore, ne approfittano sia il Gia Virtus e sia il Cefalù, che ora si portano rispettivamente il Cefalù a 2 punti dalla prima e il Gia Virtus Barcellona a 4 punti. Spero che il Gia Virtus possa fare questo salto di categoria e far contento il mio grande amico Girolamo Baresi per tutti, Ugucino Jim, che ne approfitto per salutarlo. E anche saluto l'addetto stampa del Gia Virtus che è Benedetto Ortidullo, che cura sia la squadra di calcio e sia la Sigma Barcellona di basket. È un tutto fare. Scendiamo di categoria ancora, promozione, passiamo alla prima categoria dove la Valle del Mela mi sa tanto a può dire addio ai sogni di gloria, di salvezza, gloria, salvezza. In quanto ha perso nello scontro diretto fra ultimo e penultimo contro Città di Olivieri per 2-0. Anche ieri in campo titolare Diego De Salvo, che ha ottenuto un bel 6 in pagella, l'impegno del ragazzo non manca, bisogna ricordare sempre a 15 anni, quindi giocare in prima categoria non è facile, però i nostri complimenti, nella speranza che questo sia l'inizio di una luminosa e brillante carriera. Valle del Mela che desolatamente all'ultimo posto con 14 punti e mo rischia veramente tanto. Nell'altro girone
Il Pellegrino ha pareggiato in casa con il Messina Sud per 1-1 e la Roma ha perso fuori casa per 4-3 contro il Ghibellina. Squadre che ormai sono salve a me due, non hanno più niente da chiedere a questo campionato. Invece in seconda categoria continua il testa a testa fra il Veneto e l'Acquaficare. Veneto che è sempre al comando con 2 punti di vantaggio sull'Acquaficare. Scendiamo ancora di categoria e andiamo nella terza categoria dove la Polisportiva Fortese ha ottenuto un bel pareggio in trasferta per 2-2. Ha segnato l'Aner. No, no, non giocava, è infortunato ancora. L'Aner infortunato, ormai mi sa tanto, dobbiamo recuperare qualche bel chiodo affinché appenda le scarpe. Mi sa tanto che l'Aner. Ma i numeri ce li aveva, ce li ha. No, ce l'ha I ancora. numeri ce li ha, forse la volontà non c'è. Può essere. Questi i risultati, terza categoria, girone B. All'Interme Fiumentinisi 1-2, Atletico Messina Realizza 2-0, Futura 2008 Polisportiva Fortese 2-2, Messina Audace Sporting Vitala 6-2, SIAC Camaro Messina 3-1, Sporting Club Messina Trinacria Messina 0-2, Team Scaletta Sant'Eustochia 1-1, Riposa in Rocca. Classifica che vede al comando il Team Scaletta con 40 punti, Atletico Messina 36, All'Interme 31, Real Nizza 30, Camaro Messina e Sant'Eustochia 29, Trinacria Messina 28, SIAC 27, Futura 2008 21, Fiumetinisi 20, Messina Audace Polisportiva Fortese 19, Rocca 8, Sporting Club Messina 8, Itala 7, chiude la classifica. Ormai si possono lanciare solo dei giovani, se c'è qualche giovane delle belle speranze da lanciare nella Polisportiva Monfortese. Speriamo. Passiamo ora al calcio A5, campionato di Serie D, girone B, dove gioca l'unica realtà locale di San Pietro di Cetoie, l'Ami Sport. Ami Sport che ha interrotto una brutta scia di sconfitte andando a pareggiare, si può dire, un derby contro il Valle del Mela per 5-5. Un punto che di sicuro non fa tanto classifica, ma fa morale per gli amici di San Piero Marino. Altri risultati, Venedico Salina 4-9. ACS Calcio Messina, Real Milazzo 3-2, Atene, SIAC 4-2. Classifica dal comando Salina con 38 punti, SIAC 31, ACS Calcio 25, Real Milazzo 22, Blue Stars 21, Valle del Mela 20, Atene 20, Venedico 18, Ami Sport 11, Saponara 1 punto. Sicuramente gli amici di Santa stanno pagando lo scotto dell'aver cambiato categoria in cui giocavano. L'anno scorso giocavano nel campionato CSI. E dominavano perché giocavano veramente bene. Quest'anno sono passati al campionato PGC. Secondo me questo salto ancora si devono ambientare. Speriamo per il prossimo anno che questo valga di esperienza per il prossimo. Chiudiamo con il calcio e chiudiamo con il campionato CSI dove la Polisportiva Fortese ha chiosato. Erano stanchi la settimana scorsa, la settimana non hanno giocato. E c'è stato il derby, il derbissimo anzi, delle parrocchie di Tore Grotta fra il San Paolino e Santa Maria della Scala. Come al solito in questo campionato ha vinto il San Paolino, anzi ha stravinto vincendo per 5-1 fuori casa contro Santa Maria della Scala. Un San Paolino che è arrivato a questo punto quando mancano 3 giornate alla fine del campionato, basta un punto solo per la matematica certezza della prima posizione. Un San Paolino che anche era dominato, anche se all'inizio, dopo aver vinto 1-0, ha subito il pareggio del Santa Maria della Scala per 1-1, però poi la squadra del Mister Maio ha dominato. Nel secondo tempo ha dato spazio anche alle seconde linee. Un Mister Maio che gestisce, da come leggo le cronache, abbastanza bene gli uomini, facendole ruotare, ritenendo tutte importanti, non lasciando molte persone in panchina, quindi un bel gruppo affiatato. Dove il mio amico Davilla gioca ancora, ma ha fatto solo un tempo. Il mister l'ha voluto premiare, siccome era faceva il compleanno, forse ha voluto premiarlo facendolo giocare di meno. Altri risultati, c'è stato il pareggio per 0-0 fra la Qualchiarese e il Villafranca, però il Villafranca poi ha vinto il calcio di rigore. Real Crociere, Milazzo 2-2, Ma Santa Lucia, Savonara 3-2, Venedico, Young People Power 1-0. Classifica che vede il San Paolino al comando 48 punti, Real Crociere 40. Savonara 39, Ma Santa Lucia 31, Santa Maria della Scala 28, Villafranca 30,
Milazzo 24, Venedico 15, Gualtierese 14, Young People Power 13, chiude la classifica la Polisportiva Fortesi il mio amico Salvatore Italiano. Da segnalare che penso che sia un record del San Paolino che ha miglior attacco e miglior difesa, 60 gol fatti, 5 sole gol subiti in 17 partite. 17 partite con 15 vittorie e 2 sole pareggi, di cui un pareggio si è concluso in vittoria ai rigori e una sconfitta ai rigori. Chiudiamo con il calcio e il basket serie Lega 2, settimana riposata in quanto c'era la Final Four di Coppa Italia e quindi sia Barcellona che l'Orlandina hanno effettuato un amichevole tanto per non perdere il ritmo di gara. Toni Cairoli ha vinto pure in Thailandia, ha dominato sia la prima manche che la super finale e con questa vittoria balza al comando della classifica del campionato di motocross MX1. E per chiudere, chiudo con un mio, dico, idolo del ciclismo, vale a dire Vincenzo Nibali da Messina, che oggi alla Tirreno Adriatico ha fatto un'azione spettacolare di altri tempi. Infatti si correva la penultima tappa della Tirreno Adriatico, che è una corsa a tappe di 7 giorni. Nibali si trovava al terzo posto, staccato di 20 secondi dal capolista Froome della Sky, assieme al contatore, che erano a 20 secondi. A 17 km libero è scattato in salita e ha fatto il vuoto. Ha trovato due ottimi compagni di fuga come Sagan e Pulido Rodriguez e con Sagan la vittoria era chiaro che vinceva Sagan perché era veloce per lui, è arrivato al secondo posto e ha recuperato quei 20 secondi e ne ha guadagnate altri 34 su Froome e 48 su Contador. Domani c'è un cronometro di 9 km. Che non penso che 9 km riuscirà a perdere 34 secondi anche se Froome è più forte al cronometro. Quindi un Vincenzo Nibali che dà soddisfazione e piacere ancora. E ancora lo aspettiamo al Giro d'Italia. Bene, con questa bella notizia, veramente chiudiamo con lo sport e passiamo al maghetto Rosario Pantò. Mago che questa settimana ha preso risultati veramente difficili. Però c'è stato l'Inter che l'ha tradito. E non solo l'Inter, anche il Napoli. L'Inter e il Napoli. Il Napoli oltretutto aveva la coppia X2, è stato un tradimento ancora. Di più. Il Però. computer non c'è. Manca. E io non ho potuto preparare. Ho mandato tutto a Salvatore, quindi. Allora, li leggerai da quell'anno. Quindi Bologna Juventus 2, quota 1,70, Catania Udinese da Bresciano X, quota 1,29, Siena Cagliari X, quota 3,20, Milano Palermo 1, quota 1,30, Fiorentina Genoa 1, quota 1,46, Pescara Chievo Andre 3,5, meno di 4 gol, quota 1,24, Sampdoria Inter col gol, quota 1,78, Torino Lazio Overa 1,5, almeno 2 gol, quota 1,40. Napoli Atalanta 1, quota 1,46, Roma Parma 1, quota 1,56. Spunto da davanti. Andiamo alla seconda. Catania Udinese Andrea 3,5, meno di 4 gol, quota 1,27. Bologna Juventus 2, confermato, quota 1,70. Siena Cagliari, gol, quota 1,96, Milano Palermo 1, quota 1,30, Fiorentina Genoa 1, quota 1,46, Pescara Chievo col gol, quota 1,94, Sampdoria Inter 1, quota 2,46, Torino Lazio Doppiacenze X2, quota 1,50, Napoli Atalanta 1, quota 1,46, Roma Parma 1, quota 1,56. Bravo Rosario! Qua, come vedi, non si scherza. Salvatore Italiano in un battibaleno ha provveduto. Però
per farti avere il computer qua, così commentiamo queste quote pure. Altrimenti, italiano, fantastico, come è andato? Mi sembra che ho vinto. Mi Hai sembra, certo che hai vinto. Io sono fatto buono. 66. Tu? 66. Come mai sei poco? 66 sono me. Per mezzo punto ho perso, non ho pareggiato allora. Ringrazio il valore. Per mezzo Ma è un punto. gol. Allora quelle da prima hanno preso un poco. No, tanto. Pirlo ha preso 5. Hai Allora preso non 2-5. si vede la quota totale. Va Non fa bene. niente. Fai una magia e falla comparire, dai. Allora, Allora, ricapitoliamo. quindi. Ora il mago ce l'avete qua di fronte. Questi i pronostici del mago. Bologna Juventus. 2, quota 1,70. Catania Juventus. 1x per chance, quota 1,29. Siena Cagliari. X, quota 3,20. Milan Palermo. 1, quota 1,30. Fiorentina Genoa. 1, quota 1,46. Pescara Chievo. Andrea 3,5, meno di 4 gol, quota 1,24. Sampdoria Inter. Gol, quota 1,78. Torino Lazio. Over 1,5, almeno 2 gol, quota 1,40. Napoli Atalanta. 1, quota 1,46. E Roma Parma. 1, quota 1,56. Beh, una quota di scheda di quanto c'è quell'X fermo di Siena Cagliari. Vedi questo pareggio. Siccome è una partita un po' delicata, il Siena lo vedo in buona forma, il Cagliari era vinto, quindi prevedo che un pari possa accontentare entrambi. Ma il Siena vuole vincere. Siena non vince, però il Cagliari, vista la situazione di classifica, è un po' messo male, ha bisogno dei punti, un po' preso dalla gioia della vittoria proprio di ieri, penso che un pari ci può stare. Io penso che si giocherà tutto per tutto, o vince o perde, col pareggio non se ne fa niente. Bene, hai altra quota Quota totale massima 74. 93,74. Con un euro si prendono 93 euro più bonus. 100 euro all'incirca. Abbiamo una regia firmata, ora è supportata anche dal grande Piero Basile, che si divide fra noi e le pro della Via Crucis. Vi ricordo Piero Basile, lo potete trovare nella scena di Barabba. Quindi, se volete lanciare la qualsiasi cosa, se volete lanciare pomodoro, o se qualche donna vuole lanciare qualche reggiseno con numero di telefono, Piero Basile lo accetta pure volentieri. Quindi, vi ricordo, Piero Basile lo potete trovare nella scena di Barabba. Barabba, che è la scena che sarà fatta nella zona della Matrice, precisamente nel balcone della signora Lucia Paone, non Pietro Corio. Quindi Per passare all'altra schedina con passiamo Antonio avanti, sempre avanti e mai indietro. Quindi se faccio a Peppe Ruggeri, Antonio. Allora, seconda l'ingegnere schedina. fa anche dei disegni, è operativo al 100%. Eh sì. Andiamo all'altro. Catania Udinese. Andrea 3,5, meno di 4 gol, quota 1,27. Bologna Juventus. Confermato il 2, quota 1,70. Io forse per scaramanzia, ma difficile la vita a Bologna. Bologna gioca bene però, e l'ha dimostrato pure ieri andando a vincere contro l'Inter. A dire il vero, volevo rischiare qualcosa di grosso a Bologna, però non me la sentivo. Addirittura volevo rischiare il combo. Aspetta, c'è qualche messaggio? Il latitante finalmente si è fatto vivo. Sandrino Dalovino? Sandrino, Ehi, grande evviva! Sandino! È perché ti fai sentire, perché ormai sai che fra pochi giorni sei di nuovo qua fra noi. Spero ti sei divertito in Brate Barabba, va bene. Mi raccomando, il 27 marzo tutta la Matrice, guardare sul balcone c'è Piero Basile e Barabba. Mio zio, c'è un messaggio per Pantò. Gli dice: speriamo che il Milan elimini il Blaugrana. Me lo auguro con tutto il cuore. Noi juventini siamo tifosi, non come gli interisti, vedi Piero Basile che gode sulle sconfitte della Juventus, però, E del Milan. ed è Milan, però quest'anno vai male, più bocconi amari stai prendendo tu. Ma continuiamo, salutiamo a Andrea. Santino, Santino fra una quindicina di giorni ti aspettiamo qua assieme a tuo fratello Nino, se non forse pure di meno. Zionino mi ha detto già l'ospite a sorpresa. No, lui Nino e Nino e Santino Sciocci. Non parliamo di sport, C'è non un parliamo. terzo ospite. Ah, sorpresa, A buono. sorpresa. Faremo una mega trasmissione con Piero Basile pure a condurre quel giorno, perché
Ci sarà da ridere. Bene. Allora. Eravamo rimasti su Bologna Sì, Juventus. poi Siena-Cagliari. Gol quota 1,96. Milan-Palermo. 1 quota 1,30. Fiorentina-Genova. 1 quota 1,46. Pescara-Chievo. Gol quota 1,94. Sampdoria-Inter. 1 quota La bomba a 2,46. Faccenza. 1 quota 2,46. Buttatelo fuori. Torino-Lazio. Studiato Piacenza quota 1,50. Napoli-Atalanta. 1 quota 1,46. E Roma-Parma, 1 quota 1,56. quota totale 130 e qualcosa, quindi con 1 euro si prendono 130 euro più bonus, quindi circa 200 euro penso. Anche in questa avevo pensato a qualche modifica, però non credo che sia il caso. Perché c'è il Napoli che non mi convince molto contro l'Atalanta. Ed Ah, il Napoli se anche. non vince, pure il secondo volo posso ci perde, quindi, perché il Milan col Palermo vincerà di sicuro ormai. Milano con Palermo, giustamente Gioca a non ci Balotelli, sta. Balotelli domani si riposa e gioca. Quello che dispiace molto è che domani sera mancherà Pazzini, purtroppo, ed è un'assenza Infortunato. molto pesante. Però, infortunato, gli ha fatto un gol. Sempre andato bene, Alla eh? Un euro grande. gol, un gran gol l'ha fatto un Trincino. Ma speriamo che il maghetto stavolta diventi mago. Mi auguro di diventare mago a tutti gli effetti. Nel caso in cui avverrà questo, festeggeremo in diretta. Speriamo. Se no, lo potete trovare sempre sabato e domenica al ristorante La Fontaine, in piazza Sarocco. Di più di Mago. Mago di Oz. Più di mago, non Il Mago direi. di Oz. Ancora, dai, testa. Va bene. Anche, mi ricordo anche Rosario, è impegnato nella Via Crucis, ovviamente, del 27 marzo. Che farai? Soldato. Qua tutti soldati siamo. Salvatore Italiano, tu? Soldato. Marco Micali, Io un il partito. latitante, Piero Basile, Barabba, Barabba. e io faccio il soldato, no, il soldato romano, Ma io non insegnerò. io romano. Mi sa tanto mentre saliamo sul balcone con Piero Basile gli faccio io il chiodo di stavolta. Bene, Forse ci vogliono. abbiamo messaggi solo Santino Micali, Forse Santino D'Aluino. ci va sorpreso. Quasi. Se c'è, interrompete. Vi ricordo che se volete interagire con noi, a destra dello schermo dove ci state vedendo c'è chat. Cliccate là sopra chat e potete parlare in diretta con noi. Volete fare delle richieste? Volete che vi mettiamo qualche foto particolare? Qualche zona del paese in particolare? Dite cosa volete. Noi esaudiamo i vostri desideri. Siamo qua per questo. Mentre stava organizzando la sorpresa, noi incominciamo a leggere. Quindi ora cambiamo argomento dallo sport, La passiamo storia. alla storia di San Pier Niceto. Storia attinta sempre dal libro che non mi stanco mai di ringraziare dell'ingegnere Antonino Micali, San Pier Niceto, avvenimenti e personaggi, un libro che l'ingegnere ha fatto per regalarlo agli amici. E oggi parliamo degli inizi del 1900, precisamente della nascita della gloriosa società operaia. Società operaia che fino a qualche decennio fa era ancora funzionante. C'è un libretto a parte sulla società operaria di San Che è Pierniceto. riportato qua. Eh? Questo che leggeremo ora. È tutto segnato? Sì. L'ingegnere Micali si è avvalso di questo libretto sulla formazione della società operaia. Vediamo se nel periodo pasquale Piero Basile fa questa famosa trasmissione storica con l'ingegnere Antonio Micali. Anche se oggi Piero Basile ho visto parlare con un altro storico di San Pier Niceto. Potresti invitarlo. È il Giuseppe, mio omonimo, si l'ho chiama Giuseppe invitato Ruggeri. Che Giorgio Ruggeri, docente di economia, è anche uno storico. Ora e Nils fa Broschi, Brunswick, una trasmissione Nils con Broschi. lui si potrebbe pure fare, Piero. Sì, li portiamo tutti e due, se è possibile, già ho parlato con entrambi. Infatti oggi ti ho visto parlare e subito ho pensato. Bene, allora parliamo della società operaia. All'inizio del XX secolo si diffusero in tutto il mondo le nuove idee sociali. A San Pier Niceto alcuni cittadini più illuminati capirono come fosse necessario il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e fondarono una società operaia di mutuo soccorso.
Le vicende di questa fondazione furono scritte dal dottore Salvatore Polito in un volumetto pubblicato in occasione della commemorazione dei 50 anni di vita del sodalizio e che di seguito si riporta. È in un lontano 1906 in San Pietriceto, nella piazza Duomo e all'angolo della piccola via di San Francesco, all'ora del tramonto e dopo le fatiche della dura giornata di lavoro, si incontravano cinque artigiani, tali Basile Giuseppe, Vita Giuseppe, Picciotto Pasquale, Formica Gaetano, Esbro Emilio, a far chiacchiere e fumo con sigari e pipa a sputacchiare di traverso sull'acciattolato strucciolo e sblenco. Si parlò di una vecchia casa di piano in naro, di proprietà di tal Don Pietro Marzo, dove era nel passato sorta un'associazione, una società che poi per ragioni amministrative era finita. Parole, pensieri, idee e riflessioni di operai in un incontro fortuito all'ombra di una chiesa e all'inizio di una via. E le chiacchiere furono utili e all'inizio della via indicò il cammino verso lo sviluppo e la realizzazione di quella piccola idea che si ingigantiva nelle menti di quegli uomini, duri e liberi, sino ad affascinarli, sino a conquistare la visione comune di un bene sociale, la società operaia. Vi era stata una volta, poteva esserci un'altra volta, ne parlarono anche ad altri, ormai si era fatta coscienza dell'idea comune. Si incontrarono con un uomo di carattere e di azione, il signor Rocco Lisi. Parole calde, brevi, vivide, tutte soffuse di entusiasmo. Si capirono al volo. E venne diramato il primo invito di convocazione dei presunti soci. Non vi era una sede, non vi poteva essere. Le prime a sorgere nella umana vicenda sono le idee, poi sorgono le azioni, sempre che l'entusiasmo, la volontà e lo spirito di sacrificio le sorreggano. Ma la donanza ebbe luogo ugualmente per gentile e pronta sensibilità del dottor Placido Bruno, in quel tempo sindaco stimatissimo nella sala del teatrino comunale. Sorprese, stupore e curiosità della gente di paese furono coefficienti tanto alti che la convocazione registrò un'affluenza insperata e lusinghiera di 310 operai. Si parlò nel teatrino comunale come attore di una risumata commedia. La vecchia edizione si era esaurita appena nata. Si parlò un linguaggio chiaro, semplice, schietto. L'unione operaia, nello spirito, nelle coscienze, nel dovere, nei diritti, nel rispetto individuale e collettivo. Barabba al robo. Barabba al robo. No, non è scritto qua. Ecco, nell'osservanza delle leggi, nell'organizzazione assistenziale di mutuo soccorso, nella libertà del bene, nell'onestà dei sentimenti, nella morale sociale, si parlò. Non più gente a sentire, non più curiosi, ma uomini d'azione, non più oziosi a far chiacchiere e satire d'occasione, ma un popolo con una coscienza, con una fede, con un programma, con una visione del domani chiara, distinta e inalienabile. Insostituibile, un popolo era sorto da quella donanza, unito nel dovere per un bene sociale. E si chiesero statuti e regolamenti alla società operaia d'altri paesi, della città di Messina, per una visione d'assieme, per un orientamento più rispondente al popolo, al suo carattere particolare e al suo sistema di vita. E la società operaia di San Pietriceto, che si era organizzata in data 1 luglio 1908 e costituita in ente morale il 5 maggio 1910 con atto in notario Scipione Farandi, Santa Lucia del Mela, ebbe un proprio statuto inserito in data 12 agosto 1910 nel registro ordine dello stesso tribunale. La promulgazione solenne ebbe l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, quantunque si fossero levate singole espressioni di discordanza riflettenti peculiari doti di piccola e bassa polemica, non represse se non soffocate in un clima di estrema lievitazione del pensiero verso i più alti livelli della libertà. Dalla platea del teatrino comunale, i fedeli all'Unione Operaia, per dare più effettiva consistenza alla loro società, andarono a Piazza Duomo a prendere in affitto in un locale di casa Passalacqua, che fu restaurato, verniciato, arredato e abbellito da alcuni soci, che offrirono deliberatamente e spontaneamente in una emula e nobile gara di generosità la loro più sentita opera. Per combattere l'analfabetismo, per sollevare il livello di cultura sociale, per una migliore condotta di carattere morale, per più precise percezioni e valutazioni delle leggi e delle norme sociali atte a garantire l'equità, la giustizia, la misura di ogni libertà, l'equilibrio di costumi, la valutazione e l'assimilazione dei diritti e dei doveri singoli e sociali, si istituirono scuole serali, si organizzarono cicli di conferenze, si cercò attraverso incontri di migliorare il modesto potenziale di cultura degli operai.
dall'aver raggiunto su base armonica onesta una relativa tranquillità, a vedersi sloggiati, sfrattati, scacciati dai locali di casa Vassalacqua, il passo fu breve. Bastarono basse istigazioni. Praticamente hanno aggiustato la casa, hanno modernato e poi sono state buttate fuori. Cose che succedono anche ai giorni nostri. Ma l'equilibrio, la coesione, l'uniformità di coscienza e di carattere salvarono anche in tale occasione l'unità sociale e il gesto disinteressato e generoso di un operaio tale Giuseppe Anastasi valsero a risolvere tempestivamente la crisi d'alloggio. Casa Anastasi, in via Sant'Antonio, in questa zona dove trasmettiamo noi, divenne anche sede della società operaia indipendente. Semplici trasferimenti di sede, mutamenti di locali, ma integrità, omogeneità e tenacia nelle coscienze e nello spirito dell'unione operaia. Quando si hanno patrimoni morali instati su pilastri strutturalmente omogenei, coordinati, uniformi, uguali, non si può né si deve temere che ci sia una benché minima oscillazione e tantomeno un crollo. Dopo 2 anni, fautore generoso il signor Roccolisi, si varava il progetto per la costruzione di una sede operaia propria. L'idea fu accolta con entusiasmo e unanime fu l'approvazione. Azioni di lire 100 per ciascun socio costituirono il primo lancio di capitale, cui si aggiunsero offerte spontanee e generose di note e di ignote. E il lavoro sorto dalla fede, plasmato nella concordia dello spirito, elevato a simbolo di solidarietà sociale in un clima di entusiasmo, di passione, di generosità, innalzò l'edificio come un tempio per una fede e per una religione. L'unione sociale, l'armonia, nell'equilibrio, nella morale, nella concordia dei rapporti, issando al sole e ai venti la bandiera dell'unità, dell'uguaglianza e della libertà. Così da allora, per tutti gli anni che restarono all'umanità, e sempre che l'umanità si avvenga della libertà che si sono acquistate a prezzo di lotte e di umani sacrifici. E lotte e urti e scontri sono avuti formatamente da formentare da asti, da bieghe vendette, da invidie, da basse manovre di un'acida politichetta da cortile, che non ha orizzonte, che non sa guardare per il nave con convertibile miopia. Politichetta, o meglio, arlecchinata che porta verso il 1912 alla ribalta un progetto di sistemazione della piazza prospiciente la società operaia e la sede municipale, e lo fa approvare dall'assemblea comunale compiacente. Progetto che avrebbe dovuto limitare lo spazio riservato, scusate, ci sono interferenze di video, purtroppo la connessione è buona, intanto il segnale scompare. Quindi era arrivato il progetto che avrebbe dovuto limitare lo spazio riservato alla piazza a dimensioni minime, in modo da lasciare fuori dalla superficie destinata a piazza i 2 ingressi della società operaia. Ciò per ostacolare, per paralizzare, per bloccare la funzionalità di una sede sociale che sarebbe rimasta con i suoi ingressi fuori dal piano stradale. Ma le fondamenta che l'appaltatore Rocco Visalla aveva sotto direzione tecnica costruite furono demolite e distrutte insieme con tutto il cantiere di lavoro. Si accese una violenta mischia a stento ripresa alla forza pubblica. E le proteste e le dimostranze della rappresentanza dei soci della società operaia, non ascoltate prima, suscitarono poi l'interesse del genio civile di Messina, che inviato a una commissione di tecnici per un approfondito esame della questione, dava l'autorizzazione per la costruzione dell'ampia e panoramica piazza, oggi centro ricreativo, sociale e montano. Quindi, per chi non se lo ricorda, voglio spiegare che la città operaia si trova dove attualmente c'è l'imbocco della panoramica di Simon Bolivar, e precisamente si trovava fra la casa del professore Grimaldi e la casa del professore Terenzi. In mezzo, dove ora c'è la strada, qua, là c'era la città operaia. Io ho non dico ricordo buono, ma un poco ricordo ce l'ho in quanto l'ho frequentata pure da bambino, che c'era la sede dell'Associazione Musicale Maestro Pietro Anastasi. Ho fatto per un paio di mesi musica e quindi le lezioni le svolgevo là. Il tempo non si è fermato sull'equilibrio morale, sull'armonia sociale, su tutto il razionale sistema dei rapporti, dei diritti, dei doveri, dell'unione operaia. Non si è vissuto di immobilismo, di staticità. Poi venne il fascismo e la società operaia indipendente disapprendeva di tutto casa del fascio, cambiò nome. Nessuno potrà mai dire con esattezza quanto sia stato il bene e quanto sia stato il male del regime totalitario verso l'umana società. Nessun uomo potrà mai reggersi a giudice di un altro uomo. Si è assistito al potente naufragio della libertà, tanto cara ai singoli e alla collettività.
Si è assistito supinamente alla rovina di tutte le istituzioni sociali e democratiche, si è trasformato il carattere del popolo, si è voluto penetrare anche il danno per distogliere, per distruggere quel concreto di fede alimentata, coltivata e germogliata per le tradizioni, per l'educazione e per le regole di un'eredità morale, libera e democratica. Si è soppressa la libertà del pensiero, del carattere, della fede, della religione, dell'etica sociale. Si è andati per anni senza la libertà del volere, dell'amore e del bisogno. Inquadrati in uno spirito, in un clima, in un ordine, su una strada non piana, non sdrucciola, non sicura, una strada senza orizzonti. Poi la fine del fascismo, la fine della guerra mondiale, la fine dei regimi totalitari e il paziente e graduale ricollegamento sociale, il paziente graduale ricongiungimento e riassodamento della statura umana nei caratteri, nelle idee, nella fede, nella visione di un altro domani, vuoi poter vivere in una più intima comunione di spiriti. Graduale riallacciamento dei vincoli della città umana in un clima di libertà e nella libertà di pensiero. Si rifece il carattere, si rinnovarono le coscienze, si ordinarono e coordinarono le idee, la società operaia indipendente tornò a vita propria, alla propria fisionomia, coscia e consapevole dell'assunzione di quelle responsabilità che giovano a nutrire e a far prosperare l'unione sociale e la salvaguardia nella tutela dei diritti e dei doveri dei propri associati. Il cammino è lungo tra continui contrasti di una partitocrazia non sempre edificante, specie per l'indole, il carattere e la stessa natura del nostro popolo non sufficientemente né diligentemente preparato alla vera democrazia. Ma si spera, ma si crede nel domani perché c'è una fede al di sopra degli egoismi, degli interessi e tutte le facoltà negative, eterne, ospite del genere umano. Il cammino è lungo e dura la fatica, ma quando l'opera si continua attraverso l'umanità non bruciata, non pervertita, non perduta, ma ricca di entusiasmo, di fresche energie, di volontà, di fede, allora si può ben sperare nella società umana, in tutte le società di tutti i paesi che hanno per singolo l'unione, l'uguaglianza e la libertà. Questo è stato un pezzo, questi brani sono stati scritti da Salvatore Polito nel 1960, apposta anche un linguaggio un pochino particolare proprio di quegli anni. Ora continua il racconto dell'ingegnere Antonino Milano. La sede inaugurata l'11 agosto del 1912 con il discorso dell'avvocato Sebastiano Visalli fu demolita nel 1983 per la costruzione dell'attuale strada Simone Bolivar. Avevo 11 anni, quindi io ricordo. Ah? Sono 30 anni. Quindi precisamente 30 anni fa è stata demolita. Direi un peccato, le strade servono. Però anche se doveva Anche spostarla battone su battone e costruirla un'altra parte, magari. La società operaia per circa 80 anni fu un punto di riferimento per i lavoratori del nostro paese, luogo di incontro e di scambio di opinioni, dove si tenevano dibattiti politici e riunioni sindacali. E anche ultimamente io ho visto qualche video, si tenevano anche i matrimoni dentro la società operaia. Se andate su YouTube c'è il matrimonio di Barbarino Previte, proprio fatto alla società operaia, si può vedere quindi com'era all'interno. Tutti i soci mensilmente pagavano due quote, quella ordinaria per l'iscrizione e quella di mutuo soccorso per l'assistenza medica e farmaceutica in tempi in cui ciò ancora non era un diritto pubblico. Nel 1920 la società prese in carico la banda musicale del paese, allora diretta al maestro Racquia, in seguito alla sanpedrese Pietro Anastasi, e durante il carnevale con le musiche di alcuni elementi della banda venivano organizzate serate danzanti per gli iscritti e per le loro famiglie. La sede veniva anche usata come sala per le cerimonie matrimoniali, sia per i soci che per gli altri abitanti del paese. Ebbe illustri iscritti come il dottor Placido Bruno, sindaco di San Pierniceto, don Rocco Lisi, cofondatore e vice sindaco, e fu socio e presidente onorario onorevole Gaetano Martino, più volte sindaco di Messina, rettore dell'Università di Messina e di Roma, ministro della pubblica istruzione durante il governo Scelba e ministro degli affari esteri dello stesso governo e in seguito del governo Segni. Gaetano Martino, che è il padre dell'attuale onorevole senatore Antonio Martino, eletto poco tempo fa. Dopo la demolizione della sede, lentamente diminuì il numero dei soci e all'inizio degli anni 90 la società operaia fu definitivamente liquidata. E se non sbaglio, non ci sono più soci in vita. Giusto, Pietro? No, ci sono, come no? C'è qualche socio ancora? Mio padre, Salvatore Polito. Ah, quindi c'è ancora Pietrino Basile, Salvatore Ma Polito. è stata sciolta. Sì, però io ricordo finalmente che ce n'era soci della sua opera da bambino. Dovremmo, forse Salvatore Polito, ancora l'elenco degli ultimi soci, prima di essere sciolto.
Questo compito tu, come storico, Certo. aspirante storico, oltre Aspirante. a farci ridere Rosario Quantò. È troppo Gaio. Gaio, È troppo Gaio, 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 con la Gaio. O. Gaio con la I e con la O, Ah, Gaio. vabbè. E con la A. Sì, però con la O finale. Con la O finale. Ah, vabbè. Non confondere chi fra io e Y. Non si sa mai. Ma pure per quest'oggi Abbiamo concluso la nostra risatina in passiamo. diretta, ce la siamo fatta. Piero Basile oggi ci ha allietato, invece di allietare il gruppo della Viacrucis, ha No, quelli li ho allietato a allietati. noi, però di meno. Faccio un colpo alla botte e uno al timpano. Domani è tutto, e domani volete vedere le prove di Piero Basile, venite alla Matrice dopo le 9. Vedrete Barabba. Domani. No, 9:30, 10. 11. Però la prova è generale. Passiamo ai saluti. Anzi, prima dei saluti, ora Rosario, lo faccio salutare anche Rosario. Ora, prima dei saluti, vorrei ricordarvi che tutto quello che noi facciamo, tutte le trasmissioni, se la mia, quella religiosa, quella che fa Piero Basile quando è ispirato, con Nunzio Farina, ti potete trovare tutti su YouTube nel canale Niceto TV. Se vi iscrivete ci fate anche una cosa gradita, perché così vi teniamo sempre aggiornati su tutto quello che facciamo quando andiamo in onda e registriamo. A tal proposito, vorrei salutare un'amica di YouTube che ci segue sempre, la signora Angela, che è una grande tifosa fiorentina, quindi fa ancora più simpatia, però ci segue sempre, ci lascia dei bei commenti ai nostri video. Se qualche sera vuole venire ospite, noi l'accogliamo volentieri. Lei ci segue sempre. E sempre forza Juve. Poi, allo stesso tempo, ci hanno bannato il nostro gruppo, il nostro profilo di Niceto TV è stato bannato da un gruppo, forse perché pubblicavamo troppi link in quel gruppo, davamo fastidio, non ci rendiamo conto. Specialmente noi pubblicavamo cose di San Pellicetto, su San Pellicetto in un gruppo che poteva favorire tutti i vari paesani che sono all'estero, però noi Qualcuno dirò. forse abbiamo dato fastidio con i nostri link, con la nostra pubblicità, i nostri video, non lo so, però fra paesani bastava dirlo e senza bisogno di cancellarci, va. Però noi andiamo sempre avanti, abbiamo altro profilo, non c'è problema. Passiamo ai saluti. Italiano, c'è qualche messaggio che dovevi dire? Che eri pronto con la lavagnetta Io magica? saluto mio zio e il mio cugino che ci stanno guardando. Io saluto mia sorella che non ci guarda mai. Caterina Basile. Non ci guarda mai. Per ora Pietro lo salutiamo che sarà in lutto con l'Inter, quindi. Mio zio Santino e mio cugino Salvatore, suo figlio. Santino Micali, il latitante con il figlio Salvatore. Che dice forza Juve. Bravi, su questo andiamo d'accordissimo. L'attesa per il ritorno di Santino sta per finire un paio di giorni. Rosario, salutiamo. Allora, innanzitutto parto dalla mia famiglia. Giusto. Saluto tutti al ristorante La Fontaine. Saluto tutti i sampdesi sparsi nel mondo, in particolar modo persone particolari. Allora, inizio a salutare i fratelli Micali, Santino e Nino da Luino. Frenchi, No, Ciccio, Cento Santino da Bellinzona e e Nino Nino da D'Arduino. Luino. Ho sbagliato, chiedo scusa. Comunque, i fratelli, certo, Frank, Ciccio, certo, Antonino e Angelo. Da Lugier. Antonio, Giorgiani da Edimburgo, e Marco e famiglia dall'Australia, Marco Marco Anastasio, Anastasio. Teresa, la cognata Carmelina, il cognato Rosario e tutti. Tutti quelli che ci seguono, un saluto a Nenzi che è arrivata da poco. Salute! Un saluto a Lucia e un bacio a tutti. Lucia, Lucia. Lucia Campobasso. Faremo? No. Si è cancellato la lavagnetta magica, niente. Ha un Un messaggio. saluto a Maria Elena. Maria Elena.
No, ma era Allora, un dobbiamo discorsetto. pure una cosa, Ione. Aspetta, ma era un discorsetto. Allora, posso parlare? Io lo sarà tutto. Va bene, abbiamo nominato Maddalena. Salutiamo Maddalena, faccio i complimenti in quanto venerdì 8 marzo, in occasione della visita della donna, la Gazzetta del Sud l'ha intervistata come unica donna presente in Afghanistan come donna soldato a Herat. È un'intervista che ha fatto veramente piacere, anche se devo fare una piccola tirina d'orecchie, in quanto ha detto che è di pace del mare. No, è stata la La giornalista. giornalista, però è giusto dirlo. Ora capisco che abbia una pace del mare a Giammono, però le La giornalista se sapeva che era di San Pellice, no, l'intervistava. orecchie. Ah, per questo sta. Sì. Okay. E anche devo fare un commento, in quanto una fotografia con lei all'opera su un caramallo è stata pubblicata sul sito online della Stampa di Torino, un giornale vero nazionale. Quindi complimenti vivissimi a Maria Elena, Salvatore e tutti quanti noi facciamo un saluto. Un particolare saluto a Fannetti, Scattarelli, sono grandi amiche, ma sia io, Rosario, Piero Basile, Salvatore Italiano e Marco Michele, la salutiamo affettuosamente. No, l'altro volta ho salutato Rosario, il fratello, e ho commesso una pecca clamorosa. Ho detto che abita a Rozzano, il milanese, invece Andiamo con il maestro. lui ci tiene a precisare che lui abita in provincia di Lecco. Questo lo vuole detto tutto, lui abita in provincia di Lecco. È una cittadina che lo ispira moltissimo e in cui si trova veramente, veramente bene. Rosario, il giorno dopo, mi ha accontentato pubblicando una serie di link da farmi ridere con le lacrime, però poi si è fermato. Giorno 8 ha avuto un'altra giornata veramente piena con delle poesie irripetibili, meglio lasciar perdere. Veramente Rosario Sudestani. È un onore conoscerlo e averlo per amico. Poi, Maestro Mircea, vuole salutare Salutiamo, qualcuno? Qua. Maestro Mircea saluta il fratello Roberto Mircea e Piero Mircea, li vuoi salutare? Lui scappa, è un fantasma, però li salutiamo noi, sia Roberto Milicia che Piero Milicia, che si trovano nel nord Italia. Salutiamo anche Antonio Catanese e il cugino Mario Puleo, che abitano pure loro a Milano. Poi, con questa lavagnetta magica che c'è, mi mancava questo oggi. siamo completi. Bene, io continuo con i saluti. Saluto la signora Antonia Rao, che poco fa mi ha dato un messaggio che ci segue sempre, la saluto affettuosamente. La mia amica Anna Maria da Brescia, la devo salutare per forza, lei se non ci guarda in diretta, guarda poi registrato. Ciao figliola! Pup! Pa! Salutiamo in tutte le lingue. Poi, Marco Anastasi e tutta la famiglia Gorio in Australia, la salutiamo. A Ciccio, che per ora sarà dispiaciuto per la Lazio, ma lui è grande tifoso. Pazienza. Ciccio c'è tutta la famiglia, tutti gli americani, tutti San Paolo d'America. Ci hanno diventato qualcuno? Sì, un San Frodo che però è in America, Santo Battaglia. Ah, Santo Battaglia, ieri ha messo la fotografia in uno stadio di basket, era. Sì. Non campo, stadio, era veramente. Miami Heat. Santo Battaglia, salutiamo anche i figli, Mario Mario e Pepe. e Giuseppe. Beh, Maestro Emilio, ce la volete salutare o no? Si vergogna, è timido. Ma lui fa i fatti, non vi preoccupate, lui è timido così sembra. Ma poi. Hai visto? Ah, non lo vedete, avete sentito la voce, almeno. Già abbiamo fatto un passo avanti. Bene, poi saluto pure la mia amica Rita Marchetta, che anche lei sarà impegnata nella Via Crucis. E lei pure domani è impegnata. Poi devo salutare Daniele Formica da Pomezia e tutta la famiglia. Mi sembra oggi Isabella che è tornata a Bergamo dopo aver fatto una bella settimana di mangiate. Ci volevo. Beh, siamo a posto. Abbiamo in diretta qualche telefonata? Pronto? Abbiamo Santino Micara in diretta. Io ti metto in prima voce un attimo, fai un saluto. Santino Micara in diretta. Aspetta, aspetta. Ciao, Sandrino. Santino da Luino. Sì. Niente, argomenti provati, va bene.
Sto pensando che devo salutare qualcun altro, ma siamo arrivati. A tua sorella. Giusto. Saluto mia sorella Carmelina, il fidanzato Francesco Femmia e anche tutta la famiglia Femmia di Cittanova che ci seguono volentieri. I miei cugini di Giovanni dalla Calabria, che ogni tanto ci seguono pure. E che cosa abbiamo? I Giovanni, quelli li vediamo sempre. Maestro, dovete venire qua. Salutate. Non si spaccia, vediamo. In diretta Santino Micali. Ciao Santino! Santino! Oh, ciao Giuseppe. Come andiamo? Com'è? Ci Tutto manchi, bene? Santino, che la tua mancanza si sente. No, non sento bene, non sento bene. Comunque saluto tutti, Giuseppe, poi Santino, si sente sentiamo. la tua mancanza. Come? Sentiamo la tua mancanza, torna presto. Va bene, ho sentito ora, ho mandato un messaggio a Piero Ciceri. Ma lui Ho è messina. contento per Ha ora. detto che si chiama Ignosso, in corso, se come si chiama. Ignof, ignof. Va bene. Ciao Va Santino! Ciao Santino! Ciao, ciao, Un saluta. saluto da Ciao, Piero! ciao. Abbiamo chiuso oggi in bellezza. Primo Ringraziamo quindi collegamento telefonico della storia della trasmissione. sempre più avanti, stiamo migliorando giorno dopo giorno. Ringrazio il maghetto Rosario Pantò, l'assistente, anzi no, come si chiamano quelli che fanno gli animatori nelle trasmissioni, che battono le mani, che invitano l'animatore della trasmissione Piero Basile, il regista Marco Micali con la fidanzata Nancy Scattareggia, là si sente allo studio Salvatore Italiano, Donnino Milicia che è venuto adesso per una visita, Salvatore Milicia il maestro, il re delle scarpe di San Pio Niceto, potete trovare in via San Francesco. Il grande Giuseppe Ruggeri. Grazie Rosario, anche per oggi abbiamo finito, un bacino, un bacione, un bacetto, ovunque voi siate, Ciao. buonanotte sogni d'oro.